Gabriella Vezza e sono responsabile del sito web Nippop, che è legato a un progetto nato all'interno dell'Università di Bologna e dedicato alle culture del Giappone contemporaneo.私も自己紹介いたします。パウラスクラヴィッツと申します。ニッポップ、えっと、えっと、その、ボロニア、ボロニア大学で、まず、その誕生した、プロジェクトの一つでありまして、日本の文化を、その、普及、イタリアでもその普及させるための、プロジェクトの一つであります。 Cercherò di essere sintetica perché sono già molto stanchi, credo, e vorrei cominciare appunto con Sakura Ando, che è qui al Farista appunto con due film che la vedono protagonista. Due ruoli molto diversi, quello di Sawa e quello di Ichiko, in cui però lei si cala perfettamente, trasformandosi in maniera veramente incredibile. E quindi la prima domanda è probabilmente banale, ma sorge spontanea, cioè qual è il segreto per riuscire a dare corpo e voce a due donne che sono apparentemente così distanti? さぞかしお二方がお疲れでしょうだと思いますので、できるだけその簡潔に説明、質問いたしますけれども、まずですね、最初の、質問はですね、その安藤さんにお聞きいたしますけれども、今回はですね、その2つの作品でその来られて、沢さんとその市子さんというと、その2人の全く異なる、全く違う、そのキャラを、演じていらっしゃるわけだけれども、で、やはり、全く、この2つの全然違うそのキャラでありながらも、もう本当にその精神も、肉体的にもその素晴らしいその変化を、されることによって、全くやっぱりその違う、その役を、演じることに、その成功、なされたわけですね。そこではですね、やっぱりまずその成功の、秘訣をお聞きしたいんですけれども、この全く違うそのキャラを演じるために、全く違う、女性の声、女性の体をその演じるための、まさにそうですね、成功の秘訣とは。そうですね、いちこさんの場合は本当にやっぱり肉体からこう、自分自身がこう肉体を大きくしたりトレーニングをしたりっていうことからこう、自分自身も最初のイメージとして、声はこんな声がいいなとか、自分の理想はもちろんありますし、そこに近づけようと、こう物理的な部分、肉体的な部分もとにかくこうできる限りはチャレンジします。それはこうやはりこう本だったり、自分が思い描くキャラクターとに、こういろいろこうキャラクターのことを考えていって、どうにか自分の肉体でできるポイントを探します。あとは現場でいろいろなこうなんだお芝居していく、こう人とのコミュニケーションだったり、全て、これはサワちゃんにしてもそうなんですけど、もう全てのものの影響、特にサワちゃんは高知県というところで撮っているんですけど、空とか海とかこの埃の一つでも、そういうところから彼女の、何て言うんだろう、彼女はもちろんキャラクターはあるけど、そこから生み出されるものを大切にして、私自身がその彼女のキャラクターとして、その全てのものをどう感じるかっていうことを常にニュートラルの状態でいて、そういうことに慎重になってます。慎重にというか、こう自由に、核さえしっかりしてればきっとその方が豊かになるんじゃないかなということを信じてますし、きっと何かが生まれるんじゃないかという、生み出されるんじゃないか、私がこうしようって思ったことよりもその力は大きいのじゃないか、じゃないかなっていうふうに思ってます。
per quanto riguarda un personaggio come quello di Ichiko, la trasformazione anche mia è nata da, proprio dall'iniziale metamorfosi fisica, nel senso che ho dovuto cercare di ingrandire il mio corpo, poi anche cercare di allenarmi molto, e da questo è nata già quella che poteva diventare l'immagine iniziale che io percepivo. Perché ovviamente c'è, quando ci si approccia a un carattere del genere, a un personaggio del genere, c'è innanzitutto l'ideale che uno ha in mente, poi questo ideale si va a scontrare con quelli che sono gli aspetti più fisici e gli aspetti più proprio corporei della sfida. E la sfida che io cerco di accettare sempre nell'ambito del possibile, tutte le volte che riesco. E poi c'è anche quella parte del personaggio che può derivare anche dalla mia conoscenza di altri personaggi su dei libri che ho, oppure un certo tipo di immagine che io proietto, o anche vari tipi di caratteristiche emotive con le quali io ho avuto modo di confrontarmi, e che poi io cerco anche di pensare come tutte quante queste caratteristiche possono essere riportate all'interno del mio talento recitativo, concentrandomi poi su quali singoli punti. E invece poi un'altra cosa molto importante è la comunicazione all'interno del set cinematografico, e questo ad esempio si lega molto di più al personaggio di Sawa, perché tutto quello, le influenze, gli influssi che si possono avere dal circondario, sia a livello di persone che a livello di cose, sono molto importanti. Ad esempio le riprese per questo film sono state girate nella prefettura di Kochi, e allora anche semplicemente guardare il mare, guardare il cielo, guardare un granello di polvere lì, poteva darmi la possibilità di avvicinarmi al carattere, al personaggio, non solo per come lo vedevo io, ma semplicemente per come tutto poi avrebbe fatto sì che questo personaggio nascesse in modo naturale. Quindi io cerco di percepire le caratteristiche di ogni personaggio nel modo più neutrale possibile, anche diciamo cercando di farci attenzione, cioè in modo cauto, oserei dire. E poi lascio sì che ci possa essere ogni singolo elemento, il fatto di percepire ogni singolo elemento che ha a che fare con quel personaggio, che di sicuro può arricchire l'interpretazione. Quindi più di essere qualche cosa da parte mia di dire voglio fare così, a volte faccio anche in modo che ci sia questa pluralità. Grazie. E oltre al rapporto con i personaggi c'è anche il rapporto con i registi, e quindi io volevo chiedere appunto sempre a Sakura Ando se è diverso lavorare con un regista uomo e con una regista donna, soprattutto se questa è tua sorella, appunto come nel caso di 0,5 mm. Character no kanke ga to douji ni kantoku no kanke mo aru to iu wake desu ne. Suruto dansei no kantoku to shigoto suru no to josei plus go jibun no ane to sono shigoto suru no to やっぱりその相違点、あの違い、あのについて教えていただけますか。もうピンポイントにタケさんとマイシスタント。diciamo può limitarlo a dire enfatizzare certo, dicendo certo. Take e mia sorella。certo。もちろん姉とは家族なので、こう、もうなんだろう、無償の愛というかそういう愛はもうとてもあるんですが。そういう意味ではやっぱりこう映画を作る上ではもうその時は家族のようなものなので、武監督との愛も同じくらいあります。それは全く同じです。でも何だろうな、まあすごく単純に監督は男性、とても男性らしい男性ですし、どちらかというと女性の気持ちがとってもわからない、とてもわからない、なんて言ったらいいの、なんて言ったらいいんだろう、正直に言いますけど、本当にあんまりこう女性の気持ちに近いタイプの男性ではないので、現場もとってもこう体育会系というかガテン系というか、とにかく気合と根性とすごく
愛にあふれた現場です、姉の場合は姉なのですごくまあ細かい私の心の奥底までをもう熟知している存在なので、私はこう最近言うのがちょっと iPhone とか iCloud とかあるじゃないですかああいうように本当にちょびっとなんか本当目くばせくらいでなんか全部がイメージが共有できるみたいな関係で、まあそれは女性男性ではなくてやはりこう特別なんじゃないかなって、同じまあ4年しか変わらないので同じ時代に生まれて同じ親から生まれて同じ食べ物を食べて同じ寝床で寝てという一番生物で近い存在なので、それは特別なんじゃないかなと思います。Beh, che dire se non che mia sorella ovviamente è parte della mia famiglia, quindi nei suoi confronti io nutro un amore che è assolutamente incondizionato. Però da questo punto di vista, quando si decide di partecipare alla creazione di un film, si può creare un altro tipo di amore incondizionato, che è quello che io provo nei confronti del regista più accanto a me, il regista Take, quando poi appunto abbiamo creato l'opera da lui diretta. E certo, riguardo alla regista Take posso dire che è un uomo, e tra l'altro è un uomo molto maschile, così maschile da non essere molto come dire, affine a quelle che possono essere le emozioni di una donna. Diciamo che come tipologia di uomo non è il più vicino che si conosca alle sensazioni, alle emotività delle donne. Quindi anche sul suo set cinematografico si trattava più di un qualche tipo di approccio che comunque fosse più fisico, fosse più materiale, nel senso che era pieno di energia, era pieno di quel tipo di spinta vitale che poi ha fatto sì che si creasse un set pieno di amore, come accennavo prima. E invece mia sorella ovviamente conosce ogni più piccolo dettaglio del mio cuore, proprio lo conosce perfettamente a fondo, e come non so se conoscete ovviamente l'iPhone o iCloud, che è questo modo per condividere tutto quanto, è come se noi, io e lei, avessimo già tutto quanto in condivisione. E quindi non è il fatto che essere uomo o donna, è il fatto che lei è mia sorella e abbiamo solo 4 anni di distanza, e quindi siamo nate nella stessa era, dagli stessi genitori, dormendo nello stesso posto, mangiando le stesse cose, e questo ovviamente fa sì che ci sia un altro livello di condivisione. でも不思議なことにこんなにも性別も違うし、こんなにも多分きっといろいろとっても竹さんと私は生物的にとても違うんだけど、現場ではなんか一子さんのことに関してはすごくこう共有できたというか、一子さんに対する愛情っていうのがやはりこう同じようにこうあったので、これは不思議なんですけど、何かとても簡単に通じる部分は竹さんともありました。私はこうとても大きな愛のある映画の現場に恵まれてるなと思います。Però appunto, anche se ovviamente tra di noi il genere sessuale è diverso, il regista Take è appunto, quindi è biologicamente totalmente diverso da me, ma sul set, quando si trattava di Ichiko, siamo riusciti ad avere un forte livello di condivisione che derivava dallo stesso amore che nutrivamo nei suoi confronti. È davvero qualcosa di inspiegabile, ma come questo tipo di linguaggio ci abbia messo in comune fortemente me e il regista, e come poi io mi sia ritrovata davvero a percepire la fortuna di poter lavorare su un set cinematografico così pieno di amore. Ringrazio anche per questa risposta. Faccio l'ultima domanda, rivolta questa volta a entrambi, quindi sia a Sakurando che a Masaharu Take. Una cosa che mi ha colpito vedendo ieri appunto in successione i due film di cui Sakurando è protagonista, 0,5 mm e Hyakuen no Ai,
La cosa che mi ha colpito è che in realtà, nonostante siano così diversi, hanno degli elementi in comune. Intanto va bene il gusto comunque per la commedia, più o meno black comedy, ma l'altro punto, che è quello appunto su cui vorrei fare la mia domanda, è l'attenzione per quelli che sono i problemi comunque del Giappone contemporaneo, della società giapponese contemporanea. Da una parte ovviamente l'invecchiamento, e dall'altro appunto il discorso delle difficoltà comunque per le giovani generazioni di costruirsi un presente e un futuro. La domanda che vorrei fare è se loro credono che il cinema possa contribuire comunque a ampliare la consapevolezza appunto delle difficoltà e delle criticità sociali e anche a stimolare comunque una riflessione che possa diventare positiva.次の質問ですね、その2方に対して、あの、対しますが、昨日はですね、あの、この100円のアイと、その0.5ミリ、あの、もう、あの、連続で見させていただきまして、で、やはりその、様々な類似点があると、あの、見受けましたが、ちょっとその、ブラックコメディの、ところはですね、ちょっと両方の方にはですね、ありましたけれども、ちょっと、やっぱりその、現在の日本における、その社会的な問題も様々な形で取り扱われている。 ということにもその気づきました。例えばですね、やっぱりその日本の社会ですね、ちょっと老化社会、ですとか、やはり今の若者はですね、なかなか自分の居場所を見つけるのに、あの、ちょっと、苦労しているですとか、そういった意味ではですね、お二方の考えでは、シネマ、映画といった、ものはですね、観客の 意識を刺激して、やっぱりまあこのような問題もあるかもしれませんけれども、まあ、いずれにはですね、もしかしてこの解決策につながるのではないかというような、その刺激を与えるものだと思いますか。僕も昨日続けて2本見させていただきまして、すごくいろんなことを感じたんですが、もちろんその映画というのは 僕も観客でしたし、常に映画というものからいろんなものを影響を受けました。で、やはり僕も何かその、短い時間、2時間、3時間の短い時間の中で何かその見た人に影響が与えられるものを作りたいなと常に思っているんですけども、それがきっといろんな 要素があると思うんですね。希望を感じる人がいるかもしれないし、もしくは何かとてつもない絶望を感じて、劇場を後にする人もいるかもしれませんけど、何かすごく見たい人に本当に大きな何か感じ物を与えれるものはですね、人様々でしょうか、できないかなと、いつも映画を作る宿泊とか苦労して考えているところなんで、だから自分が映画を 見るときもそうなんですけども、見終わった後に何かものすごく力を与えられるというか、昨日僕は感想は0.5ミリを見た後には本当にものすごく疲れました。疲れたというのはつまらなくて疲れたのではなくて、そこに本当に3時間自分もそこにいるかのように、サバさんや老人たちと一緒に過ごしたかのような力を何か使ってくたくたになって、 そして、その後に100円の声を見た時に、イチコという人と一緒に何か、自分も1時間50分一緒に近くにいたような気がすると、今度は何か救われた感じになりましたし、それは常に映画というのはそうだとほしいなと僕は思っています。Ieri ho avuto anch'io occasione di poter vedere entrambi i film in consecuzione, uno dietro l'altro. Ho percepito tante cose dentro di me. Innanzitutto va detto che come cineasta è vero che creo film, ma spesso anche mi ritrovo nella posizione di vederli, e nel vederli anche ricevo tutta una serie di influssi, perché comunque ti ritrovi per 2-3 ore a guardare qualche cosa
e anche e soprattutto quando crei un'opera cinematografica, speri che in quel lasso di tempo le persone che hanno visto quell'opera possano comunque percepire un qualche tipo di spunto da quella visione, e questo che possa essere speranza, che possa essere disperazione, che possa essere qualche cosa che portano a casa nel momento in cui lasciano la sala cinematografica. E io spero semplicemente che alla fine di riuscire a regalare loro un qualcosa, una percezione forte nei confronti di qualche cosa. Poi è normale, tante teste, tante idee, tante teste, tante percezioni, quindi io ogni volta che creo un film davvero sudo sette camicie per riuscire a capire come trattare determinati argomenti, però la cosa fondamentale è che i film possano senza dubbio diventare una fonte di energia nei confronti di tutti. E ad esempio appunto ieri inizialmente ho visto 0,5 mm ed ero alla fine della visione davvero esausto. Non perché quelle 2 o 3 ore mi avessero stancato come film, assolutamente no, ma perché io per quelle 2 o 3 ore sono stato letteralmente in compagnia sia di Sawa che di tutti quanti i vecchietti di quella storia, e quindi è proprio ho dovuto utilizzare tutta la mia forza per passare quel tempo insieme a loro. E poi successivamente con l'altro film c'era Ichiko, dove ho passato insieme a lei circa 1 ora e 50 minuti, e quello è stato invece un film che in qualche modo mi ha salvato, ha fatto sì che anche in quel caso comunque io potessi passare del tempo con lei, e io è quello che poi alla fine spero che possano fare anche i miei film, cioè avere questo tipo, dare questo tipo di sensazione. Grazie. L'ultima risposta. Mi dispiace, non si può. Li facciamo rispondere veloce, はい、大いにあります。 私は いつも映画から影響を受けます。 もちろん ダイレクトに その映画から影響を受けることもありますし、 その映画で見たこととか聞いたことから発生して自分の考えが生まれたりっていう影響の受け方もすごくよくあります。 この だから 100円の恋は昨日も舞台挨拶で行ったんですけど、見た後に東京では家まで走って帰る人がすごく多いし、帰りに縄跳びを買って帰った人もすごく多いと聞きました。で、この 2つの私自身が見て感じたのは、 2つともすごくこう生きるエネルギーをもらうなって思いました。 100円の恋は見た瞬間にその時に何かをこう動きたくなる衝動というか、そういうエネルギーにつながるというか、そういう影響を受ける作品だと思いますし、 0.5mmはこれからこう生きていくという力を もらう。これからこう生きていくと、今こう生きるっていうエネルギーをもらう、こうスタッフも同じ生きるエネルギーだけど、そういう影響があるんじゃないかなって私は感じてます。 Io percepisco sempre tantissime cose, tantissimi stimoli diversi dai film che vedo, a volte in modo totalmente diretto, altre volte li derivo da ciò che ho sentito dire del film o ciò che ho saputo riguardo a quel certo tipo di film, e poi queste derivazioni diventano parte del mio pensiero. Quindi ad esempio per quello che riguarda 100 in Love, mi ricordo che l'avevo detto anche ieri durante il saluto sul palco, che a Tokyo c'è gente che dopo aver visto il film è ritornata a casa correndo, e altri che invece sono andati a comprarsi la corda per cominciare subito a fare il salto con la corda. Quindi questi due film danno comunque, regalano dell'energia per vivere. Il primo, cioè 100 Yen Love, e
pensando al vivere adesso, è proprio l'impulso che dà la possibilità di muoversi per vivere quel momento. Invece in 0,5 mm si tratta del voler vivere da quel momento in poi. Quindi sono entrambi due modi di esprimere energia, ma il primo che riguarda proprio l'adesso e il secondo che riguarda la possibilità del futuro. Arigato gozaimashita. Grazie da Nippon. Nippon, cari, arigato gozaimashita.